Secondo torneo Città di Montegrotto, Champion, Second Chance, secondo turno. Gioco con Dobby Kyurchev, che ho già incontrato nella finale del campionato italiano online. Sulla sinistra potete vedere le mie pulsazioni durante la partita e le analisi di XG. Inoltre, in basso al centro potete vedere i dadi, il pip count e lo score. Quindi diciamo parecchie informazioni. Giochiamo con la Buffle Box. Buon inizio per Dobby, però il mio doppio 5 è ottimo. Qui è conveniente portare avanti la pedina arretrata. La mia scelta a fare casa 3 è leggermente inferiore. Ovviamente fa casa in testa, punto 5 è troppo importante. 4-2 devo fare casa 9. Qui mi aspettavo che Dobby colpisse le due pedine, che è la mossa migliore e oltretutto mossa prevedibile per il fatto che lui è un giocatore molto aggressivo. Adesso ho l'ancora avanzata, sono in vantaggio in corsa, diciamo che la posizione è vantaggiosa. 6-5, non c'è di meglio che colpire le due pedine, ma è una buona opportunità perché ho 5-7, già 11 pedine in zona d'attacco, per cui se non vengo ricolpito subito ho un blitz molto forte. Cinque-tre rientra solo con una pedina. Qui il cubo è fortissimo. Infatti, vedete che cubo senza pensarci minimamente. E Dobby accetta anche se era un pass molto netto. Le possibilità di gammon sono elevate. Vedete, dopo questa mossa più del 40%. Però Dobby colpisce. Io non posso colpire, per cui porto avanti un'altra pedina. Adesso 6-4 rientra con la seconda pedina. Diciamo che probabilmente ha superato i maggiori rischi, però ha ancora una pedina sotto attacco. Esco con una pedina e colpisco un 5. Però Dobby mi ricolpisce. E a questo punto il mio vantaggio è totalmente sfumato.
Colpisce ancora. Ok, qui XG suggerisce di fare la casa nell'outfield. Mia mossa è leggermente inferiore. Qui Dobby ricuba. Io sono indietro in corsa di 25 pip. Però ho l'ancora avanzata. A casa più forte della sua. Qui diciamo che lui deve portare ancora avanti diverse pedine, per cui ho pensato di accettare questo cubo anche se era un drop per XG. È una scelta un po' rischiosa. Qui ecco, questa è una seconda ancora importante. Però il timing per il backgammon non è granché. Dopo questo doppio 6 devo assolutamente uscire. Esco con le tre pedine e porto avanti l'ultima. 6-4, ottimo tiro per Dobby che riesce a liberarsi della casa arretrata. Fa anche casa 4. Quindi le sue possibilità di vittoria sono molto alte. Qui le mosse sono all'incirca equivalenti, errori di pochi millesimi, quindi errori non significativi. Io chiudo la mia casa, ma è difficile che in questa posizione Dobby si scopra. Sono indietro in corsa di 21, ma proprio per il fatto che è difficile che si scopra, decido di
scappare con una pedina, altrimenti avrei dovuto iniziare a smontare la mia casa. La scelta non è semplice, perché comunque scappare quando si è in ritardo in corsa non è una scelta che si fa a cuor leggero. Ottimo, 2-1 di Dobby, pick and pass. Potete osservare che le mie pulsazioni sono abbastanza basse. Quindi direi che sono ragionevolmente tranquillo, non sono agitato. E questo, a mio avviso, è importante per poter riflettere senza essere influenzati dall'emotività. Questo è il motivo per cui sto misurando l'andamento delle pulsazioni per appunto controllare come reagisce il mio organismo durante le partite. Lo sto facendo sia per le partite online che per quelle live. Qui Dobby è nettamente favorito per vincere il game, ma diciamo che corro pochi rischi di gammon. Il gammon è evitato, ma le possibilità di vittoria sono praticamente nulle. Queste sono mosse poco significative, il game ormai è senza storia. Vedete, nel primo game ho giocato a 1,70, Dobby a 5. Quattro zero per Dobby. Il match è ai 9 punti. Nel second chance si gioca ai 9, nel main agli 11 punti. Anche Dobby fa casa 5. Qui XG suggerisce la mossa safe, io invece ho giocato una mossa più rischiosa,
Ci sono diversi tiri indiretti che colpiscono, inoltre non ho l'ancora, per cui è un po' troppo rischiosa. 3-1, ottimo, faccio l'ancora avanzata e a questo punto posso portare in salvo la pedina. Adesso sono in vantaggio perché ho l'ancora e posso colpire la spedina avversaria nell'outfield. 6-3 non è un gran tiro. Posso slottare casa 4 o il bar point. Decido di slottare il bar point, ma Dobby mi colpisce. Qui ovviamente devo ricolpire. Dobby si ancora, fa l'ottima ancora sul mio bar point. Qui 5-4, potrei fare casa 4. È una buona mossa, ma è preferibile portare un'altra pedina nella lotta sull'outfield, quindi venire avanti sul mid. Qui scelta non facile per Dobby. La mossa migliore per XG è colpire e venire avanti. Dobby con la sua mossa porta anche un'altra pedina a tiro diretto. Doppio 3. Ottimo rientro di Dobby. Che ha un buon vantaggio in corsa, una sola pedina indietro contro tre mie. Vantaggio in corsa di 20. 2-1. Qui normalmente non colpisco, ma è assolutamente la scelta migliore, visto il mio ritardo in corsa. Però Dobby mi ricolpisce, io danzo. Cinque quattro. Non è un tiro molto costruttivo. Per Dobby sarebbe stato importante tirare un 6. Qui la mossa migliore è la mossa safe, cioè fare casa 1. Invece, non so perché Dobby sceglie di colpire sul 2. Tiro un doppio 3. Qui è importante colpire lo straggler avversario perché può scappare con un 6. Quindi, considerato che ho due ancore. E Dobby ha un blot in casa, sono in ritardo in corsa, colpire è la soluzione migliore. Ecco, vedete che Dobby approfitta subito, tira un 6-3 e scappa.
6-3, qui deve giocare la mossa safe, non c'è motivo per lasciare dei tiri. Io non ho di meglio che rinforzare la casa interna sperando di colpire una pedina avversaria. Però 6-1, ottimo tiro per Dobby che fa casa 4. Ancora non deve, no, questa lasciare un tiro doppio non ha senso. Vedete, sarebbe stato un errore da quasi 400. Questa invece è la mossa safe, che è decisamente la migliore. Nei tre qui devo lasciare il mid, che non è comunque importantissimo perché le pedine sul bar point dell'avversario fanno pressione sul suo mid, quindi non è necessario per me mantenere il mid. Ecco, qua è un errore abbastanza grave, perché questo è il momento in cui Dobby rischia di scoprire una pedina, per cui non devo assolutamente indebolire la mia casa, ma giocare safe mantenendo la struttura. Non devo cercare qua di tenere un 6 da giocare senza venire avanti. Vedete che la mossa che gioco è un blunder, perché adesso se anche colpissi i rischi per Dobby non sarebbero elevati. 4-1, qui ovviamente deve giocare safe, invece approfittando del fatto che ho scoperto la pedina sul 6, decide di fare il pay now e lasciare il tiro diretto sul 6. Niente non colpisco, però 3-1 non riesce ancora a portare in salvo la pedina. Non colpisco nemmeno la seconda volta. Qua XG suggerisce di andare via dal bar point dell'avversario. E qua non posso che passare sul double di Dobby, che avrebbe dovuto cubare in le due mosse prima. Questo game giocato meno bene da entrambi, quindi 5-0 per Dobby. Doppio 5, ottimo. Dobby danza, questo è un cubo molto chiaro, è un cubo anche sul money game o sul punteggio pari. A questo score chiaramente il double è molto netto e il take è
diciamo quasi borderline. Il mio avversario prudentemente passa, è un piccolo errore. Anch'io sarei stato abbastanza indeciso sulla scelta corretta. Perché appunto, essendo Dobbin grosso vantaggio, questa è una posizione gammonish per cui i rischi sono alti. Comunque, poco male per Dobby, mi lascia un punto, ma evita appunto i rischi maggiori. Quindi 5-1 per Dobby. Sei cinque, devo scoprire una pedina. Dobby colpisce. Quindi è già in netto vantaggio. 4-2 fa casa in testa. Tre due qui mi ancoro e soluzione migliore è portare avanti la pedina dal 24. Qui ho deciso di slottare casa 4, quindi giocare in maniera più aggressiva, ma è un piccolo errore. Dobby fa casa 5, quindi ha già un'ottima posizione. Colpisce un'altra pedina. E adesso mi trovo con quattro pedine indietro. Non ho il timing per un back game, per cui non faccio la seconda ancora. Qui non ho di meglio che posso o slottare la pedina come ho fatto io, oppure scendere dal mid ma lasciando un tiro doppio. XG preferisce scendere dal mid per mantenere il prime da 4. Io invece ho preferito slottare, ma vedete la differenza è di 5 millesimi, quindi insignificante. Me è importantissimo contenere la pedina arretrata di Dobby. Perché se Dobby riuscisse a portare in salvo la pedina arretrata, potrebbe cubare agevolmente e per me sarebbe, penso, un drop. Qui scelta non facile per Dobby. XG suggerisce di colpire sulla casa 1. Ottimo 5-4 per me, colpisco e copro casa 4. Dobby rientra.
doppio 6 mi permette di scappare con due pedine arretrate, mi porta in vantaggio in corsa. A questo punto ho solo una pedina arretrata contro due pedine arretrate di Dobby. Cinque-uno, qui non capisco perché non abbia provato a scappare. Mossa è abbastanza chiara. Invece la mossa che ha giocato lui è un blunder da 400. Adesso il vantaggio per me è molto netto e anche in considerazione dello netto svantaggio nello score. Questo è un cubo molto chiaro. Vedete che ho solo il 61% di possibilità di vittoria, ma oltre il 25% di gain. Ci sto pensando perché la mia pedina arretrata, il mio straggler, non è in una situazione molto buona, però d'altra parte su questo score devo rischiare. 4-2, un ottimo tiro, faccio casa in testa. Dobby danza. Sei quattro, posso fare il prime da 5. Ottima posizione. Quattro tre, qui. Ovviamente devo colpire. Dobby danza ancora. Ottimo prime da 6, casa interna con 5 punte. Sto valutando la possibilità di colpire la seconda pedina. Vedete che le due mosse sono all'incirca equivalenti, però il prime è leggermente superiore. Re 1 mi dà la possibilità di portare avanti lo straggler in modo da vedere la luce. Era più preciso portare avanti la pedina arretrata in modo da non rischiare un doppio 4. 4-1, ottimo, colpisco e vengo avanti con lo straggler. Cinque-due, posso uscire con lo straggler. Però Dobby mi colpisce la pedina sulla casa 1. E fa anche l'ancora. DXG avrebbe preferito una mossa più prudente per ridurre le possibilità di Gammon. Ovviamente se riuscissi a colpire una seconda pedina, i gammon sarebbero di più. Ottimo
Attualmente XG mi dà circa un 22% di gammon. Sei 5, ottimo tiro, esco, scavalco il prime da 5 e colpisco. Adesso le mie possibilità di gammon sono intorno al 30%. Ecco, qui è un'imprecisione, è sempre meglio mettere più pedine sul bar point, perché i 6 sono uccisi, non possono essere giocati e quindi mi permette di guadagnare un tempo e di aspettare che Dobby debba smontare la sua casa interna. È un concetto abbastanza chiaro e conosciuto, ma l'ho sbagliato. Qua XG preferisce portare fuori due pedine. I gammon sono intorno al 35%. E le possibilità di vittoria dopo questa mossa intorno al 98%. I gammon oltre il 40%. Però scopro Dobby implacabile mi colpisce. Rientro subito colpendo una sua pedina. Doppio 6 eccezionale, tiro fuori altre due pedine, ma soprattutto porto in salvo lo straggler. Però Dobby tira un 1 e ha ancora qualche possibilità. Doppio 5, serve un 1 a Dobby, tira l'1. Comunque possibilità di gammon oltre il 50%. Qui difficile partita di contenimento per Dobby. Io danzo. Ovviamente questi miei due dance hanno fatto calare le possibilità di gammon. Adesso i gammon sono intorno al 20%. Dobby colpisce immediatamente, ma in realtà è decisamente migliore la mossa safe, perché a questo punto deve solo cercare di evitare il gammon, mentre invece colpendo rischia di perdere gammon. Vedete,
con questa mossa 17,4% di Gammon, no 22, mentre nell'altro caso erano solo il 17,4. Qui avrebbe dovuto tirar fuori una pedina, invece sta forse inseguendo la possibilità di vincere, ma ovviamente è quasi nulla, mentre possibilità di gammon sono invece concrete. Anche qui blunder, sarebbe dovuto venire avanti, però tira un 2-1 disastroso. Non mi colpisce, ancora possibilità di gammon, doppio 1, ma lui non esce, quindi a questo punto le possibilità di gammon sono altissime, ma altro 2-1, direi che non è il match per me. Riesce ad evitare il gammon e quindi solo 2 punti per me, andiamo sul 5-3 per Dobby. Stiamo discutendo appunto sull'errore di Dobby. Però errore che non ha, non gli è costato i 2 punti che sarebbero stati importantissimi. Sarei arrivato sul 5 pari. Riaprendo completamente il match. 6-3, ovviamente bisogna colpire sulla casa 4. Proverbio di Michi, fight for a good point. Qui era importante slottare casa 5, duplicando oltretutto i 4. Qui Dobby scappa, ma sarebbe stato meglio giocare safe. Ottimo doppio 2 per Dobby, che può coprire la pedina nell'outfield. Invece, non so se ne sia accorto, però preferisce giocare la classica facendo le 2 case. Doppio 2 anche per me. Qui la scelta è se avanzare sul golden e disporre meglio le altre pedine, oppure invece andare sul bar point, che però è meno forte. Appunto meno costruttiva. Qui non è un gran tiro, qui devo colpire una pedina avversaria, posso colpire sul 3 o sull'1. XG preferisce sull'1 perché ci sono meno tiri di ritorno. Però casa 1 non è fortissima, preferirei fare casa 3. Doppio 2, ottimo. Dobby colpisce e copre anche i 2 blot. Andiamo
nella sua casa interna, adesso è nettamente in vantaggio. Io danzo e qui potrebbe cubare, avendo un double shot, una casa più forte, avendo io una pedina sul bar. Adesso posizione too good. Rientro. E porto avanti una dei due runner. Qui Dobby aveva un cubo molto netto e sarebbe stato un drop nettissimo. Tira un ottimo doppio 4. Qui ha la scelta tra fare casa 5 oppure giocare la mossa safe, quindi senza lasciare il blot nell'outfield. Qui adesso posizione nettamente too good. Anche casa 2, importante come punto d'appoggio. Qui avrei dovuto portare in salvo lo straggler, invece ho sperato di in qualche tiro cattivo per lui. Anche qua devo accontentarmi di perdere un punto e portare in salvo lo straggler. La posizione è sempre too good per Dobby. Adesso decide di cubare, ma è ancora too good, per cui ci penso un pochino, ma è ovvio che devo passare. Accettare sarebbe un blunder da 870, quindi un blunder colossale. Sei tre per Dobby, quindi 3 away, 6 away. Parte con un 6-5. Due uno, devo slottare casa 5, ma implacabilmente mi colpisce. No, invece qua preferisce fare casa 4. Mossa difficilmente spiegabile. Vedete che per XG è un blunder. Ovviamente colpire era più forte, perché fare casa 4 mi lascia enormi possibilità di fare io casa 5, per cui
non è granché vantaggiosa per Dobby. Quattro due, qui ho la scelta tra fare casa 5 o fare casa 4, lasciando casa 5 slottata. Quest'ultima sarebbe leggermente preferibile. Ecco qua è un errore perché tenendo conto del fatto che Dobby ha 10 pedine in zona con ottime possibilità di costruire casa 5 o di fare casa 3 in testa, sarebbe stato assolutamente preferibile colpire sulla mia casa 1, quindi un tempo hit, usando la strategia hit and split, quindi splittare il runner ma colpendo una pedina, quindi senza lasciare i due dadi all'avversario. Questa è una strategia molto comune e mi meraviglio del fatto che abbia commesso questo errore. Così è. 6-3, vengo punito. Mi fa casa in testa. Danzo. Qui sarebbe un cubo se non fosse per il punteggio. Due, tre, non è un gran tiro. Qui 3-1. La scelta è tra fare casa 5, che è fortissima, colpire sulla casa 2, che sinceramente non mi piace. Però danzo. Doppio 2 copre casa 2. No, qui sta valutando se fare il bar point, ma direi che non è una scelta valida. Danzo ancora, qui posizione too good. Qui Dobby ha l'80% di possibilità di vittoria e il 60% di gammon. Anche casa 5. Qui non ha senso fare il bar point, deve giocare per colpire un'altra pedina e comunque portare in salvo il runner. Cinque due colpisce. Io continuo a danzare. Qua, visto che la mia casa è molto debole, non conviene sollevare la pedina dal 2, ma conviene lasciarla slottata per
cercare di chiudere la tavola. Vedete che la mossa di Dobby è un errore abbastanza netto. Rientro. Continuo a danzare. Anche qui sarebbe preferibile non alzare la pedina. Comunque le possibilità di gammon sono elevatissime, oltre il 75%. Blunder di Dobby che non sfrutta al massimo la posizione. Anche qui avrebbe dovuto tirar fuori una pedina e slottare casa 2. Molto interessante questa mossa. La mossa di Dobby è un blunder, quasi un blunder, perché vedete che comunque lascia diversi tiri che scoprirebbero una pedina. Io rientro, però tira un doppio 1 eccezionale. Cinque 2, sempre intorno al 70% di gammon. Altro doppio 1. A questo punto i gammon schizzano oltre il 90%. Non c'è storia, anzi rischio il backgammon. No, vabbè, c'è ancora 5 pedine, scusate. Ok, quindi 2 punti per Dobby. Che arriva Crawford 8-3. Colpisco. Però sia ancora subito. Doppio 6 non è un tiro eccezionale. Su questo score Crawford per me sarebbe molto importante fare un gammon. Dobby tira un ottimo doppio 1, io un pessimo doppio 6. E ottimo doppio 2 anche, fa casa 4 e colpisce la seconda pedina. Altro eccezionale doppio 5, rinforza ancora la sua casa interna.
rientro e qui devo colpire. Mi ricolpisce. Qui riesco a fare la seconda ancora, importantissimo, anche se il timing non è buono e ho una casa 2 che per il backgame è pessima. Non era necessario colpire. Ma non è un grosso errore. Qui sarebbe stato meglio per me danzare per recuperare un po' di timing. Adesso prime da 6. Qui la mossa di XG cerca di lasciare il più possibile delle pedine in presa per obbligare l'avversario a colpire con dei tiri sfortunati. Anche qui avrebbe colpito per cercare di farsi rimandare delle pedine indietro. Io invece ho preferito rinforzare casa. Anche qui è preferibile colpire per massimizzare le possibilità di essere ricolpito e di migliorare il timing. Sono degli errori veniali, però in questi casi bisogna appigliarsi a tutte le possibilità. Qui non si sa perché abbia aperto il prime senza essere costretto. Qui doppio 5 mi ridà qualche speranza, nel senso che perlomeno mi migliora nettamente il timing. In quanto posso scappare con una delle pedine arretrate. Se non avesse giocato non avesse aperto il prime, il doppio 5 sarebbe stato disastroso. Vedete che la posizione del bianco è apparentemente disperata, ma ha quasi il 40% di possibilità di vittoria. Purtroppo il timing non è buono e quindi devo abbandonare una delle due case, quindi riducendo la forza del backgame. Vedete, però ho ancora un 30% di possibilità di vittoria. Quindi i gammon per lui sono del 40%, ma siamo Crawford, per cui i gammon non sono un problema. E questo è il motivo per cui devo lasciare la pedina sul 23. Anche
2-1, però gli dà la possibilità o di liberare casa 6 o di fare casa 2. Casa 2 è la mossa più normale, ma in realtà liberare casa 6 sarebbe stato meglio. Vedete che ancora le mie possibilità di vittoria sono intorno al 26%. In realtà, se riuscissi a colpire una pedina, avrei un nettissimo vantaggio. Quattro tre double shot, però ha tirato fuori tantissime pedine, ma io le colpisco entrambe. A questo punto divento nettamente favorito, sono io che ho il 90% di possibilità di vittoria. Ovviamente non posso cubare perché è Crawford. Colpisce. Rientro e colpisco ancora. Ho Ovviamente devo cercare di chiudere casa, ma lui continua a colpirmi. Riesce anche ad ancorarsi. Adesso le sue possibilità di vittoria sono superiori al 20%. Però deve colpirmi, ma io non riesco a colpire il blot. Questo mi avrebbe aumentato nettamente le possibilità di vittoria. Qui ho slottato il bar point sperando di colpire la pedina. E qui posizione molto interessante perché vedete che la mossa migliore è il banana split. Perché ho la possibilità di colpire la pedina nell'outfield e anche eventualmente se mi dovesse colpire la sua pedina nella casa 1. Vedete che le possibilità di vittoria aumentano dell'1,6%. Devo dire che non ho
pensato alla possibilità del banana split, anche perché mi sembrava di avere comunque ottime possibilità di vittoria. Però mi colpisce altre due pedine. Altro ottimo tiro, copre casa 1, le possibilità di vittoria per lui salgono oltre il 25%. In più adesso, dopo che manco la pedina, con un 6 si sarebbe trovato molto molto bene. Però tiro io un doppio 5, colpisco. Lui danza. Io chiudo casa. Lui ha una sola pedina sul bar. Per cui sono favorito, ma di pochissimo. Qui ho pensato anche alla possibilità di tirare fuori un'altra pedina. Diciamo che c'è qualche millesimo di differenza. Però lui scappa, rientra subito. Adesso è favorito. Tre uno non è un tiro bellissimo. Invece il doppio 4 è eccezionale. Non tiro un doppio e ho un'unica possibilità, ma il doppio 2 chiude tutte le possibilità. Colpisco comunque, devo dire che ho giocato molto bene, 3,68, Dobby ha giocato quasi a 10, ma non ho avuto alcuna possibilità di vincere il match. Comunque, partita assolutamente interessante. C'è da osservare sul mio esperimento di misurare le pulsazioni che in questa partita le pulsazioni sono rimaste molto molto basse, quindi direi quasi normali. In effetti ero molto tranquillo durante la partita e devo anche dire che non ho commesso degli errori grossi, ho giocato bene. Quanto le due cose siano collegate è difficile da capire. Però conto di proseguire con l'esperimento. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima.